Amici di Sportland, buonasera dal Centro Sportivo Barona. Va in scena la terza giornata del campionato di Coppa Primavera Over 35, di fronte calibro 925, lo Zoccolo Duro. Vediamo chi avrà la meglio. La conclusione tentata da Bignantini, la grande risposta da parte di Fantelli. Attenzione, palla per Porro. Porro mette dentro, c'è il colpo di tacco bellissimo con cui sblocca la partita lo Zoccolo Duro. Qui la conclusione, la grande risposta ancora di Fantelli. Attenzione, tocca per Porro. Porro a spazio, va alla conclusione col destro, l'alza in calcio d'angolo Bernardo. Porro, la conclusione della distanza di Porro, traversa piena. Qui attenzione Favazza, col destro non sbaglia. 2-0 da parte di lo Zoccolo Duro, marcatore genovese. Gigli, mezza tre, Gigli salta tutti, Gigli col sinistro. Golasso del numero 11 che accorcia le distanze per calibro 925. Qui la conclusione genovese, deviazione, gol. 3-1 dello Zoccolo Duro che ristabilisce subito le distanze. Qui attenzione, clamoroso autogol da parte di calibro 925. Porro. Conclusione di Porro, risponde il portiere, poi doppio palo. Clamoroso la risposta di Bernardo. Favazza la piazza col destro, la palla finisce in rete. Castellano. Castellano, salta tutti Castellano, e poi col destro scarica in rete. Il sinistro e il gol del 7-1 Zoccolo Duro. Qui Gigli contro il portiere, grande risposta di Fantelli, poi ancora Bignantini appoggia per il destro e il gol segnato da Piras. E finisce così. Finisce con il successo di Zoccolo Duro su calibro 925 per 7-2. Zoccolo Duro che è a punteggio pieno questa Coppa Primavera e sale a 9 punti in classifica. Allora, siamo qua in compagnia di Luca Magno. Oggi partita difficile nel primo tempo, poi in realtà quando avete segnato non vi siete più fermati, diciamo. Si è visto un bel calcio, vi divertite, si vede. Qual è il vostro segreto? Qual è lo Zoccolo Duro della squadra? Ma in realtà lo Zoccolo Duro è perché è il canale YouTube. In realtà è il primo anno che facciamo l'Over 35. Noi, bene o male, abbiamo quasi tutti 35-36 anni. E sinceramente non sappiamo cosa aspettarci da questo campionato. Nel senso che siamo abituati a fare l'Open. Quindi adesso ci stiamo un po' ambientando in questa nuova realtà. Probabilmente anche noi stessi dobbiamo sistemarci in campo, magari usiamo dei ritmi diversi durante la partita, un po' perché non ne abbiamo più, perché pensiamo ancora di avere 20 anni e non li abbiamo. E un po' anche ci stiamo ambientando al nuovo campionato. Però la squadra, diciamo, dopo un inizio che magari partite bassi, si sveglia e comunque per quello che si vede sono delle bellissime azioni. Comunque abbiamo visto poi nella ripresa tanti bei gol. Vabbè, ti ringrazio. E sì, diciamo che comunque abbiamo degli elementi che hanno sempre giocato a calcio, quindi tempo di trovarci insieme e speriamo di poter fare un buon calcio, speriamo. Meno di divertirci, quello sicuro. Quello è sempre l'importante. Complimenti. Grazie. Ragazzi, e alla prossima allora. Grazie.